scende a Ciampino con la signora e il generale Ridgway. Lo ricevono Pacciardi, i generali Marras e Urbani, l'ammiraglio Ferreri. Ridgway ha lasciato il comando del NATO, ha già dato la consegna al suo successore Gruntner. Assumerà la carica di capo dello Stato Maggiore americano. Ora è a Roma per congedarsi dall'Italia. Al Viminale lo riceve De Gasperi. È giorno di scrutini elettorali, ma la porta è sempre aperta per un amico. E tale è Ridgway, che ammira il nostro ricostituito esercito.